Mercury Comics. Benvenuti a tutti a Mercury Comics. Siamo in cascina a Roccafranca. Fantastico. Siamo in diretta su Facebook, ma saremo riversati a breve su YouTube nel nostro canale, dove vi suggeriamo di andare a iscrivervi perché ci sono tutte le nostre puntate passate, presenti e future. Certo, andate ad iscrivervi nonostante ci siano tutte le nostre puntate passate, presenti e future. Grazie tecnico che ci tieni sempre alto il morale e ci trasmetti bene attraverso l'etere. E passiamo alla guida del Tamarro, signori. Wow, come cambiano le camere. La guida del Tamarro, edito da Lavieri. Questo volume mi è stato dato da Marcello Lavieri, appunto, in quel di Lucca. Io l'ho apprezzato moltissimo perché mi piace moltissimo Massimiliano Frezzato, che è l'autore di questo volume. Come si dice sempre, e soprattutto tutti dovrebbero avere almeno un volume di Frezzato, meglio ancora tutti. Anch'io. E soprattutto tu eri Tamarro da piccolo e quindi ti ci ritrovi. Dunque, di che cosa si tratta? È un volume che una pagina alla volta, ve lo facciamo vedere, là. Due pagine alla volta. Quindi non è esattamente un fumetto, potete vedere, è più un libro illustrato. Vedete che qua c'è un'immaginina e qua c'è l'immagine grande. Queste due immagini vanno viste assieme perché hanno sempre qualcosa in relazione l'una all'altra. Allora, innanzitutto la relazione particolare è data dal sottotitolo che non avete detto, perché non è la guida del Tamarro, ma è la guida del Tamarro per combattere la noia in attesa della fine del mondo. Quindi diamo per scontato che adesso ci sarà a brevissimo la fine del mondo e i segni sono evidenti a tutti. Ci sono diversi modi per passare il tempo prima della fine del mondo. Questi sono i metodi consigliati se siete dei tamarri, quindi in realtà vale per il 95% della popolazione italiana. Quindi non buttare via il tempo, allenati per X Factor, piuttosto che sogna qualcosa di irrealizzabile per giustificare la tua frustrazione mattutina. O non abbandonare gli anziani dove capita, portali all'isola ecologica. Scarica un film per distrarre tuo figlio dagli incendi lungo la strada, e così via. Allora, a prescindere dai consigli, che sono comunque spunti per le illustrazioni di Frezzato, come si diceva, le illustrazioni sono comunque una meraviglia per gli occhi. Non saprei... Sì, sono molto belle le immagini, ma soprattutto io punto anche l'attenzione sul sottotitolo all'immagine, cioè sul commento all'immagine, perché fa pensare su, se siete dei genitori, che cosa diavolo si sta educando ai figli, perché comunque in tutti noi c'è un po' di tamarraggine dentro che gratta. Era la famosa 95% di cui dicevamo prima. Appunto. La cosa che fa un po' pensare, almeno al sottoscritto, è che il timore è che i veri, veri tamarri questo libro non lo compreranno, ma perché loro non leggono i libri a prescindere, quindi viene difficile. Ma qua in realtà andiamo a prendere una categoria ancora più ampia. E questo è tristissimo, maggiormente. Alla fine sono situazioni estreme, come diciamo, di nonsense anche in certa parte, però su cui sotto sotto, se togli l'esagerazione, un pochino ci si riconosce tutti. Certo, e comunque sia fanno riflettere molto. Detto questo, anche per il colore della copertina, altro regalo. Questo, ragazzi, è veramente il regalo perfetto per Natale, perché anche se avete parenti che quando gli regalate un fumetto dicono ma questa roba è per bambini, ma no, non li so leggere, eccetera, ecco, qui non c'è neanche la scusa del fumetto, perché comunque è un quasi fumetto, un quasi libro, ed è bellissimo in tutti e due i sensi, quindi andate tranquilli, il prezzo di copertina è €13,50, li che merita tutti. È un regalo per le illustrazioni di Frezzato. Sappiate che avrà una sola controindicazione, che quando lo sfoglierete direte ma io voglio il poster di questa cosa qua. Poi voglio dire, come ha già detto Jobin, oro è rosso, ma che ve lo dico a fa? È Natale. Proprio è Natale, siamo seri. Quindi, detto questo, io direi che grazie a Lavieri per aver pubblicato Frezzato. Ormai lo pubblica da un sacco di tempo perché comunque ne ha diversi nel suo arco abbiamo di frecce. Una passione anche perché Frezzato arriva dalle nostre parti. Ebbene sì, ebbene sì, anche se se n'è andato, perché adesso vive in quel di Toscana, mi pare. Sì. Allora, quindi, grazie a tutti. Un saluto all'angoliere. Jobin saluta anche il tecnico. Ciao, Musci. Morsak saluta anche il pubblico. Ciao a tutti. Ciao.